Allora, innanzitutto un saluto a tutti, veramente di cuore da parte di noi tutti. Mi presento perché avrete forse cominciato già a comprendere che non sono l'assessore Viviana Beccalossi, qualche cosa ve lo potrebbe avere suggerito. Purtroppo i nostri assessori, così come il presidente di Ispra, hanno avuto dei problemi e non sono riusciti a essere presenti qui oggi. Però, con piacere e anche ovviamente come dovere di ospitalità, evidentemente i migliori saluti e il ringraziamento per essere con noi qua oggi. Allora, diciamo che poiché anche ho qualche minuto di più, questo mi permette di, non vi annoierò, sarò sicuramente molto breve, però anche qualche annotazione di dettaglio. Una prima cosa per avviarci oggi, evidentemente titolo, programma, lo comprendiamo bene, si tratta dell'evento conclusivo di un progetto europeo, lo vediamo citato là in alto a destra. Io lo sottolineo perché questo siamo nella fase proprio di chiusura della programmazione, a questo punto possiamo dire precedente, si sta avviando la nuova programmazione. Mi sembra, insomma, lo commenteremo durante tutta la giornata, però che i risultati finali di questo progetto a carattere transnazionale, lo vediamo bene tra tutti i loghi, siano stati particolarmente interessanti ed importanti. Diciamo che è come possiamo dire, un frutto non solo importante e interessante, ma anche da rappresentare come esempio di quelli che possono essere obiettivi da raggiungere, da percorrere attraverso questi programmi forse un po' difficili da gestire, a volte anche con dei passaggi burocratici lunghi e complessi ai quali siamo poco abituati, ma che quando riescono ad arrivare a risultati concreti, utili non solo al progetto, ma in particolare alle istituzioni e alla collettività, ecco, io penso che hanno, in questo caso, l'obiettivo è centrato al 100%. Siamo di fronte evidentemente ad un programma che si è avviato qualche anno fa, ho già detto siamo nella fase conclusiva, un programma, lo vedete bene, progetto transnazionale, spazio alpino, con tutta una serie di partner stranieri, diciamo così, di altre regioni e ovviamente con dei partner importanti a livello italiano. Come in tutti gli interventi di saluto, ho il piacere, adesso solo per qualche attimo, di ricordare i partner, diciamo così, istituzionali principali, quindi la Regione Emilia-Romagna, Ispra, Regione Lombardia. Diciamo, permettetemi solo, come possiamo dire, non una battuta, però con sorriso, a dimostrazione che quando le istituzioni centrali e regionali condividono un obiettivo, sono anche in grado, anzi io penso nella maggior parte dei casi, quasi sempre, di poter raggiungere dei risultati tecnici e scientifici, come in questo grado addirittura di eccellenza. Ovviamente articolazione all'interno delle nostre due regioni, anche di Ispra, soggetto particolarmente, come possiamo dire, importante nelle articolazioni specifiche, e quindi da parte di Regione Lombardia all'assessorato al territorio, oggi qua conoscete certamente tanti colleghi, così come sostanzialmente l'omologo servizio presso Regione Emilia-Romagna. Dicevo prima, l'ho fatto poco bene, diciamo oggi avrebbero voluto essere qui con noi l'assessore Beccalossi per la Lombardia, l'assessore Gazzolo per la Regione Emilia-Romagna, deleghe non esattamente combacianti in generale, ma che però condividono le deleghe che relativamente esattamente alla difesa del suolo e al territorio. Tra l'altro, inciso, ma solo per ricordarlo, che si ritrovano, almeno in questa tornata, ambedue nel comitato di indirizzo di AIPO, non c'entra assolutamente niente con la materia di oggi, però la ricordo solo come una delle pochissime, io in verità mi ricordo solo quelle, agenzie nelle quali operativamente collaborano fin dall'inizio delle leggi istitutive le regioni insieme. Dicevo,
quindi i dipartimenti che si occupano di questa materia delle due regioni, il dipartimento specifico che si occupa da parte di ISPRA di questa materia e il Servizio Geologico Italiano. Ovviamente un tema perché diciamo Geomol, come poter dire, ha delle caratteristiche, non ne parlerò, ne accennerò velocissimamente perché avete veramente tante relazioni interessanti da ascoltare oggi, però diciamo tema spesso e consistente dal punto di vista tecnico-scientifico, non poteva che appoggiarsi anche a un parterre di istituti di ricerca, di soggetti dell'università particolarmente consistenti. Quindi l'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, il CNR con due istituti diversi, ICAG e IDPA di Milano, l'Università di Bologna. Quindi a definire un solido, solidissimo zoccolo di natura tecnica. Da aggiungere assolutamente a questo punto anche da ricordare, da sottolineare la partecipazione, anzi un po' di più, la disponibilità di ENI, che sostanzialmente è il detentore del maggior volume e delle maggiori conoscenze sulle caratteristiche del sottosuolo, messe, lo sottolineo doverosamente, perché va sottolineato e ricordato, messe gratuitamente a disposizione del progetto. Se non ci fosse stato questo partner, probabilmente può darsi che il progetto non avrebbe potuto arrivare a questi risultati, forse non avrebbe neanche potuto svilupparsi. Cito poi, perché è in effetti stato interessante, forse non del tutto atteso all'inizio del percorso, un'adesione, come possiamo dire, per la strada durante il percorso di tutta una serie di soggetti istituzionali, di amministrazioni locali. Partecipano a questo punto nella qualità di osservatori, siamo comunque all'interno di un progetto finanziato dalla Commissione Europea che pertanto deve seguire, come possiamo dire, le prescrizioni di quell'organismo. Allora partecipano in qualità di osservatori le amministrazioni provinciali di Mantova e di Cremona, con le quali abbiamo fatto anche un accordo di collaborazione specifico, diversi comuni della pianura che è stato oggetto di studio, per in Regione Lombardia il comune di Bagnolomella in provincia di Brescia, Bordolano in provincia di Cremona, Sabbioneta in provincia di Mantova, oltre ad una società di servizi collocata nel territorio di Rovato, la Lineacom Rovato nel Bresciano. Allora, quindi oggi sviluppiamo, adesso per entrare, ma vi ho promesso che sarò molto breve, vengono rappresentati in questo, come possiamo dire, rapporto, carrellata conclusiva, i risultati del progetto riferiti. Tutte le volte che abbiamo dovuto descrivere il progetto non è stato facile trovare le parole con cui poter spiegare a non addetti ai lavori, colleghi nostri di altri assessorati, magari giornalisti da poter incuriosire in modo tale da guadagnare al progetto anche un intervento sui quotidiani o presso i media, spiegare il concetto di modello tridimensionale del terreno, insomma, non è esattamente una cosa facile. Però questo è stato l'obiettivo. In un bacino ampio, interessante da un lato, lo dico fra un secondo perché, e delicato da quell'altro. Interessante perché ciascuno di noi sa quanto, come possiamo dire, quanto sia densa la presenza dell'uomo in questo territorio, in generale della pianura padana e di questa porzione della pianura padana in particolare. Quindi è una elevata, importante presenza antropica. Mi permetto di aggiungere, tutte cose che peraltro conosciamo e di conseguenza condividiamo, anche una importantissima presenza di attività economiche, quindi da un lato una importante presenza antropica, dall'altra un'importante presenza di attività produttive divise nelle varie attività, però ho detto importante da un lato e delicato dall'altro, certamente delicato dall'altro perché siamo in un'area complessivamente che è stata, come possiamo dire,
gravemente coinvolta dagli eventi del terremoto, sia da una parte che dall'altra parte, sia sul territorio emiliano, naturalmente, sia però anche sul territorio lombardo. Avviandoci per la conclusione, ricordiamoci quello che è un aspetto sul quale tornerete certamente molte volte oggi, però diciamo qual è stato l'obiettivo generale del progetto di cui oggi portiamo i risultati finali. Quello di poter finalmente riuscire a mettere a disposizione, diciamo, delle informazioni tecniche e scientifiche su un ambito poco conosciuto fino ad oggi, per il quale sono poco disponibili, come possiamo dire, dati ed informazioni certificate. Tante volte nelle nostre rispettive attività siamo di fronte a programmi, progetti, esigenze di pianificazione, di programmazione, di realizzazione che interessano il sottosuolo, però diciamo fino ad oggi almeno le amministrazioni e anche i tecnici ovviamente, le amministrazioni hanno dovuto da un lato fidarsi delle informazioni che venivano rappresentate, le amministrazioni pubbliche, e dall'altro i tecnici riuscire a reperire in qualche modo delle informazioni poco disponibili. Ecco, uno degli obiettivi prioritari di Geomolo è di poter arrivare a mettere a disposizione di tutti, delle amministrazioni in tutta la loro fila, delle esigenze anche, come poter dire, dei privati e delle imprese, dei tecnici che li assistono, una serie di informazioni, come possiamo dire, indipendenti, certificate, che non hanno bisogno, come possiamo dire, di essere interpretate nell'interesse dell'uno e dell'altro, sono semplicemente a disposizione di tutti. Diciamo anche che in parte, in una parte abbastanza consistente, la disponibilità di queste informazioni permette anche, in particolare, io dico, alle amministrazioni pubbliche di dare delle risposte certe rispetto a tanti interrogativi e magari anche in alcuni casi di poter raddrizzare, sul vero delle affermazioni o delle credenze che invece basi oggettive basi scientifiche non ce le hanno. Abbiamo detto un ambito delicato, abbiamo ricordato il terremoto, ambito importante perché questa area, le nostre regioni geografiche, non in questo momento le sto intendendo in questo modo, non amministrative, sono molto interessate anche alle applicazioni pratiche legate, come poter dire, allo sviluppo che un progetto di questo genere ci può dare. Quindi per quanto riguarda la qualità, la quantità delle riserve idriche, le potenzialità dell'energia geotermica, comportamenti, l'abbiamo detto già diverse volte, di fenomeni come i terremoti che tutti ricordiamo nel nostro ambito, nell'ambito della pianura, ci hanno colto obiettivamente, come poter dire, ci hanno colto nella sorpresa e nell'illusione sbagliata che questo fenomeno nei nostri territori non potesse mai avvenire. Così non era, così non è mai stato e così siamo stati costretti a verificare di fronte. L'ultimo intervento di questa giornata, certamente un po' impegnativa, ha un titolo a sua volta interessante, forse per quello che l'abbiamo messo per ultimo. Però nel titolo Questioni aperte e sviluppi futuri c'è, come poter dire, ci sarà il rilancio rispetto ad un'attività di ulteriori approfondimenti, perché l'ambito indagato è stato geograficamente limitato, le risorse del progetto a questo punto sono in fase finale di utilizzo, ormai ci affacciamo alla fase della rendicontazione, come tutti i buoni progetti, i progetti che servono significativamente a qualche cosa, alla fine del progetto ci si ritrova di fronte ad una serie di domande o di esigenze, diciamo, che cercheremo anche attraverso la giornata di oggi di mettere a fuoco per poi sostanzialmente, se tutto andrà bene e se queste domande e queste esigenze saranno convincenti, permetterci tutti quanti alla caccia
di nuove risorse e di nuovi finanziamenti, in modo tale da poter allargare i buoni risultati ottenuti. Diciamo quindi, e termino questo mio intervento di saluto a nome, perdonatemi se lo ricordo, di tutte le amministrazioni che hanno coinvolto questo percorso, di cuore rivolto a tutti i partecipanti, un risultato del quale credo che tutti i nostri enti possano essere giustamente orgogliosi, che ci ha permesso per una volta tanto di indagare territori realmente poco conosciuti dal punto di vista tecnico e scientifico, che sembra aprirci delle traiettorie di ulteriore indagine e soprattutto di ulteriore sviluppo particolarmente interessanti. Vi ringrazio.